Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come mi approccio per la prima volta ad un brano, in questo caso lo studio numero 35 di Kramer. L'ho scelto un po' a caso, però devo dire che ho scelto proprio difficile, e particolarmente difficile, almeno per me, per cui sarà una bella sfida. Andremo a vedere come pratico. Come inizio a praticare e dividerò probabilmente il video in più parti perché praticherò la prima parte, poi una seconda parte, poi la parte finale dello studio e vedremo come va fino a raggiungere, diciamo, quella sicurezza per ottenere l'esecuzione finale. Iniziamo. Iniziamo con una prima lettura del pezzo. Prima di tutto, il pezzo è in Mi minore. Ok, quindi prendiamo consapevolezza con la tonalità del pezzo, Mi minore, e partiamo a leggerlo. Obbligo di mani separate perché. Che, come vedete, qui una delle principali difficoltà di questo pezzo è l'ininterrotta sequenza di note di tutte e due le mani, quindi mano destra e mano sinistra non si fermano mai fin dall'inizio alla fine, non c'è una pausa. Ok? Quindi questa è una delle principali difficoltà. Poi abbiamo il fatto che è allegro assai, quindi bisogna andare anche abbastanza spediti. Ovviamente questa non guardatela neanche l'indicazione metronomica perché è troppo praticamente impossibile. Partiamo con la prima lettura, mani separate, mano destra. Quindi una delle difficoltà del pezzo praticamente è questa alternanza tra estensione e contrazione della mano, perché abbiamo un arpeggio discendente e poi una figurazione. Quindi continuamente dobbiamo contrarre ed estendere la mano. Quindi siamo arrivati alla fine della prima parte con la mano destra. Proviamo ora la sinistra. Ok, occhio che qua si vanno a incrociare, o meglio, su questo
questo re diesis è suonato prima dalla mano destra e immediatamente dopo dalla sinistra, quindi bisogna essere agili e svelti a spostare l'indice della destra per lasciare il posto all'indice della sinistra. Ok, questo è solo per farvi vedere. Continuiamo comunque a mani separate finché riusciamo a mantenere e ad ottenere una sicurezza in questo pattern, ok? Aumentiamo pian piano la velocità finché ci sentiamo sicuri con la destra. Proseguiamo in questa maniera, sempre a mani separate. Ad aumentare la velocità. Qui una delle difficoltà è che dobbiamo suonare questo fa diesis col mignolo e quindi non è particolarmente agevole. E neanche questa figurazione dove abbiamo queste tre note molto ravvicinate da suonare. 3, 2, 1, 2. Quindi 3, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2. Quindi ripetiamo. Solo una volta che abbiamo una certa sicurezza con le mani separate, proviamo ad unirle. Quindi, e proviamo a fare l'intera figurazione a mani unite lentamente. Thank you.
via così, e si continua. Proviamo ad incrementare leggermente la velocità a mani unite. Vedete che ci sono ancora delle imprecisioni, quindi dobbiamo mantenere l'andamento di prima, quindi sempre piano. Poi ritorniamo a mani separate, possiamo continuare comunque il nostro studio a mani separate, sempre cercando di raggiungere la velocità alla quale poi vorremo eseguire lo studio finale. Quindi pensavo di eseguirlo a una velocità di questo tipo. Mi sembra già ragionevole. Proviamo anche con la sinistra, se riusciamo a mantenere questa velocità. Se non riuscite da subito a raggiungere queste velocità anche a mani separate, perché quello che ora state vedendo non è venuto fuori in 5 minuti, è il risultato già di almeno tre sessioni di pratica precedenti oltre a questa. Ok, quindi già avevo praticato un po' sul pezzo. Proviamo ancora a mani unite. Ok.
poi per rendere la pratica un po' meno noiosa potete ogni tanto cercare di aumentare la velocità anche a mani unite in modo da capire come potrebbe venire l'esecuzione finale, tipo così. No, però ovviamente, come vedete, non c'è ancora la sicurezza necessaria per l'esecuzione finale. Quindi manteniamo questo metodo di studio e continuiamo così finché riusciamo ad eseguire tutta la prima parte con sicurezza, senza sbavature e con questa velocità. Per il momento è tutto per quanto riguarda la prima parte. Un'altra cosa che volevo dirvi, prima di iniziare la lettura del pezzo, informatevi, ascoltate le esecuzioni del pezzo su YouTube, ne trovate sicuramente, e così vi rendete conto di come potrebbe essere l'andamento, di come potreste eseguire voi stessi il pezzo. Poi andiamo, non dimenticatevi di leggere sempre le note dei revisori. In questo caso Luigi Kohler, qui nella sua antologia degli studi di Cramer, consiglia di studiare il primo gruppo legatissimo, ossia così. Ok, qui dice che questo consiglio è ottimo, ma effettivamente però è piuttosto scomodo pensare di tenere tutte le note e poi eseguire la seconda figurazione. Certo, potrebbe essere utile per acquisire una certa sicurezza nelle figurazioni, però poi ovviamente è abbastanza improponibile riproporlo nell'esecuzione finale, per cui io per l'esecuzione finale consiglio di accentare la prima nota di ogni gruppo di 4 in modo tale da avere l'accentazione di quella che fondamentalmente è la melodia, no? Quindi è questa, no? Ok, quindi fondamentalmente bisogna accentare, far risaltare la prima nota di ogni gruppo. Quindi è quindi, poi
per variare un po', anziché praticare solo con la destra, aggiungere qualche tocco di basso con la sinistra, ad esempio come ho fatto prima. La seconda notazione, qui dice si potrebbe ripetere 4 volte il gruppo del secondo quarto in modo da raddoppiare l'intera battuta. Beh, addirittura 4 volte mi sembra un filo eccessivo, quindi potremmo limitarci a 2. Potremmo esercitarci anche così. Imitate 4 volte mi sembra troppo. Finirebbe per diventare troppo noioso. Ok, fermiamoci al secondo commento perché il terzo si riferisce a qualcosa della seconda parte che non abbiamo ancora visto e che vedremo in un prossimo video. Bene. Penso di avervi detto tutto, per questa prima parte e buona pratica.